Giacarta, capitale dell'Indonesia. Gruppi islamisti sparano fuochi d'artificio verso i poliziotti che rispondono con gas lacrimogeni. Sono scene di guerriglia urbana esplose dopo l'ufficializzazione della rielezione del presidente uscente Joko Widodo, considerato un moderato. Il bilancio conta almeno 6 morti e 200 feriti, ma gli scontri proseguono anche mentre andiamo in onda. La situazione è precipitata nella tarda serata di ieri, quando i sostenitori del candidato sconfitto, Prabowo Subianto, un ex generale nazionalista, hanno lanciato bombe Molotov contro un dormitorio della polizia, che è andato a fuoco, così come alcune automobili parcheggiate all'esterno dell'edificio. La polizia ha provato a disperdere la folla inferocita con i lacrimogeni, ma nega di aver sparato proiettili. Prabowo aveva denunciato brogli fin dalla pubblicazione dei risultati parziali. Stessa cosa aveva fatto 5 anni fa. In entrambe le elezioni, osservatori internazionali hanno però definito il voto regolare.